Sono circa 2 ore che cammino nella natura, orme di cerbiatto, valle. Non ho incontrato un'anima. E quando sei nella natura, perlomeno a me succede una cosa, o meglio. Più che nella natura, in contatto con le forze della natura. Sai cosa succede? Le forze della natura portano via tutto quello che non sei e lasciano semplicemente quello che tu sei. Ti lasciano i doni, la neve, ti lascia quel silenzio morbido, candido, quella concentrazione ovattata, il fiume laggiù, il torrente, ti lascia quello scorrere fresco e puro della naturalezza, gli alberi. Con la loro presenza, io sono qui, anche nella neve, nel freddo, nel vento, io sono qui. Il vento ti porta quella libertà di andare ovunque. Il sole che fa capolino là, che cerca di ricordarti, ehi, io ci sono, ti porta quel calore intimo, le nuvole. E la nebbia ti portano, quel romantico senso di confusione. E allora io mi dico, ma quale psicologia può darti tutto ciò? Quale psicologia che non consideri, che non si ricordi dei doni? E allora penso a questi tempi e mi dico, che cosa manca? Perché sono così contrariato dalle scelte politico-economiche e sociali? C'è uno squilibrio straordinario, c'è un grande e pazzesco squilibrio che nessuno vede. Si è rotto quell'equilibrio tra materia, energia, vita e coscienza. Ragione, cultura, pieno, controllo, economia, lavoro, risultati. Siamo esseri naturali prima di tutto. Cosa succederebbe se i nostri politici si facessero una vision quest, come i nativi americani, andassero dei giorni da soli in natura, in silenzio, in digiuno, a trovare la soluzione? L'equilibrio perduto va ritrovato. E incominciamo da noi. Ricordiamoci dei doni della natura, la naturalezza naturale, le forze ci curano, ci insegnano e ci donano. Diciamolo in giro. Basta pill. Basta spread, basta agenzie di rating, diciamolo in giro, siete impazziti. Take a walk in the wild side. Fai 2 passi in silenzio,
da solo, in natura, e cambierai il mondo.